Siamo qui con Francesco Martino, operatore appunto per la promozione turistica del Senegal in Italia. Parlaci un attimino di queste iniziative. Beh, sono molto felice di annunciare questa kermesse che si terrà a Castellammare di Stabia per un incontro culturale e turistico con il Senegal. La mattina ci saranno una serie di dibattiti e di incontri sulla reggia di Quisisana e naturalmente al Quisisana Jazz la sera ci sarà la kermesse più importante, con spettacoli, gastronomia ed ospiti. Noi ci auguriamo di vedere tanti stabiesi e di poter mostrare sia quelle che sono le peculiarità del Senegal come destinazione, sia quelle di Castellammare di Stabia, che spesso non sono neanche conosciute. Un ponte di scambio quindi tra Castellammare di Stabia e il Senegal, due perle di bellezza, l'una dell'Africa, l'altra appunto dell'Europa e dell'Italia. Franco, quanto c'è da offrire una città dall'altra? Beh, le sinergie turistiche che si possono creare sono tante, sono due destinazioni che hanno molto in comune, sono delle bellissime destinazioni forse poco conosciute sul grande pubblico. Noi ci auguriamo che dal 31 luglio al 4 agosto potremmo tirare fuori le bellezze dell'una e dell'altra. E quindi un appuntamento da non perdere? Sicuramente. Si può dire un pezzo di Expo a Castellammare di Stabia? Sì, difatti interverrà una importantissima delegazione del Senegal che va dal Ministero del Turismo a tutte quelle che sono le maggiori infrastrutture dell'economia che sono presenti all'Expo dal 20 al 28 con la stessa uguale kermesse, e quindi Castellammare di Stabia, che ripete una kermesse internazionale come quella che si trattiene all'Expo, è per noi un motivo di vanto.